Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e di accendere la campanella per rimanere aggiornati su nuovi video che usciranno. Oggi voglio parlare di un altro gioco semplice e veloce da 2 a 5 giocatori dai 6 anni in su, dove rapidità e colpo d'occhio sono parte fondamentale del gioco. Il gioco di cui vi parlo si chiama Twiggles. Cosa sono i Twiggles? Sono dei mostri che vengono da un altro pianeta e vogliono invadere la Terra, ma nel loro pianeta sono dei mostri giganteschi, mentre nella Terra sono grandi come dei topi. E spesso vengono quindi schiacciati, punti dagli insetti. Cosa bisogna fare nel gioco? Bisogna cercare di catturare più carte Twiggles prima degli avversari. Quando un giocatore avrà il maggior numero di carte Twiggles a fine partita sarà dichiarato il vincitore. Ora andiamo a vedere i componenti di gioco e come si gioca. Prima di iniziare a giocare, si divide il mazzo di 50 carte in due mazzi da 25, che sono le carte azione e le carte Twiggles. Si andrà a creare un quadrato 5x5 con le carte azione e vengono distribuite le carte Twiggles a ogni giocatore coperte. In questa dimostrazione ho preparato la partita per due giocatori. Vengono distribuite quindi 13 carte e 12 carte. Un giocatore in questo caso ne avrà una in più. Inizia il giocatore più giovane, mettiamo che è questo qui il giocatore più giovane. Cosa si può fare in questo gioco? Bisogna rivelare la carta che si ha, mostrarla agli altri giocatori, quindi che sia visibile a tutti, e insieme bisogna cercare di acchiappare il Twiggles corrispondente, in questo caso questo con gli occhiali bianchi, dove però c'è il simbolo delle forbici, cioè che il mostro viene tagliato, in questo caso è questo. Quindi ogni giocatore, il più velocemente possibile, deve riuscire a acchiappare questa carta. Deve fare questa mossa per acchiapparlo. Se sbaglia, può comunque tentare di indovinare la carta giusta, se un altro giocatore naturalmente non ha trovato quella giusta. In questo caso, quindi, questa è l'azione per prendere questa carta. Quando un giocatore riesce a trovare la carta corrispondente Twiggles nelle carte azione, prende la carta Twiggles e la mette davanti a sé. Tocca all'altro giocatore che fa la stessa cosa, gira. In questo caso c'è il detersivo, c'è questo mostro. Bisogna trovare questo mostro, però che è colorato di verde. In questo caso, per acchiappare questo Twiggles, bisogna fare questa azione, chiudere il tappo del detersivo in questo modo. Quindi chi è più veloce riuscirà a prendere questa carta. Mettiamo che questo giocatore è riuscito a prenderla. Tocca di nuovo a quest'altro che gira. In questo caso c'è una zanzara. Bisogna trovare questo mostro che è punto della zanzara, che ha tutte queste bolle. Il modo per acchiappare questa carta Twiggles è colpire la carta azione così. Chi ci riesce la prende. Mettiamo che la prende lui. Gira una nuova carta. La scarica elettrica. Bisogna trovare questo mostro che è fulminato. In questo caso è questo. Non so se si vede.
bisogna colpire questa carta con due dita, in questo modo. Chi ci riesce si prende la carta. Abbiamo visto quindi finora quattro azioni possibili. L'ultima azione tra le disponibili delle varie carte, considerate che i mostri sono 5 e le azioni sono 5. Questa è l'ultima azione, il timbro. Bisogna trovare questo mostro che è schiacciato dal timbro Twiggles e bisogna colpirlo in questo modo. L'unica carta differente è questa qui, che è la carta azione del detersivo, cioè sarebbe questo mostro che dovrebbe diventare verde, ma è già verde e quindi viene trasformato in questo colore. Quindi se dovesse capitare questa carta con il detersivo, è riferita a questa carta azione. È l'unica differenza nel gioco stesso. Il gioco finisce quando tutti hanno terminato le loro carte Twiggles. Chi ha il maggior numero di carte Twiggles vince la partita. Abbiamo visto Twiggles, un gioco semplice e adatto a tutti. Lo consiglio a chi cerca un gioco veloce e facile da spiegare e intavolare, dove si possono fare più partite durante una serata e che coinvolge sia adulti che bambini. Bene, il video finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un bel mi piace e continuate a seguirci nei canali social Facebook, Instagram e sul sito web che sono in descrizione. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao!